Sound, il primo festival di fumetti e musica online. Sono qua con un'altra intervista di Oscar Oddiodoro. Ciao Oscar. Ciao, ciao a tutti. Ecco, noi ti abbiamo contattato perché tu sei un illustratore, un visual artist italiano e sei locale di Bolzano, come questo festival. Allora, io non avendo, come ti dicevo prima nel back office, non avendo trovato molto su di te, in realtà sono piena di domande. Volevo sapere come sei diventato illustratore, cioè come sei arrivato a fare questo lavoro, perché è il tuo lavoro, e com'è sei arrivato qua? Beh, ho iniziato studiando grafica pubblicitaria a Venezia, quindi in realtà i miei esordi sono stati più da grafico che da illustratore. Chiaramente l'illustrazione era una delle discipline che ho studiato, l'ho sempre portato avanti parallelamente come mio interesse personale, ma in realtà ho iniziato come grafico. Poi pian piano ho visto che insomma c'era tutto un settore dedicato all'illustrazione e che mi interessava. Ho cominciato un po' a sviluppare un mio stile personale e da lì ho visto che è cominciato a piacere, e pian piano ho visto che poteva anche diventare la mia professione. Una professione. Ma senti, ma invece io poi, curiosando ovviamente su web, adesso faccio questo share screen. Tra l'altro, fortunatamente tu ce l'hai dietro, io ce l'ho qua, ho questa immagine. Allora, vedendola ho pensato, ma che scuola avrà fatto prima di Venezia? Che scuola hai frequentato prima? Beh, allora, io ho fatto il liceo scientifico qui a Bolzano, il Torricelli, poi ho fatto un po' di anni di università, però ho capito che non era, che quello che stavo facendo non era la mia strada. Com'è? Dimmi. No, non volevo interromperti, dimmi. Ma che fortunatamente sono venuto a conoscenza del mondo della grafica. Allora, sempre sembra un po' banale dirlo, ma ho sempre disegnato. Mi è sempre piaciuto disegnare, però non ero mai entrato in contatto con il mondo professionale dell'illustrazione, dell'arte, insomma, non era ancora nel mio radar, diciamo, proprio ancora legato al mondo della musica negli anni tra i 15 e i 20 anni. E, mentre poi facendo l'università a Padova, da lì sono entrato un po' più a contatto con il mondo della grafica, dell'arte, dell'illustrazione, quindi ho cominciato a informarmi e ho visto che c'era una scuola che a Venezia di grafica pubblicitaria, e quindi per me era comodo senza neanche dovermi trasferire, quindi facendo sempre, rimanendo sempre a Padova, facevo il pendolare e ho fatto questa scuola che poi mi ha introdotto al mondo del lavoro. Sì, io no, te lo chiedevo prima per il discorso di quel disegno, perché ho detto è molto, no, già geometrico, insomma, io penso comunque come impostazione di un bozzetto è già molto, molto verso il definitivo, molto così preciso, no? A mano libera, comunque ha già tutte queste forme che poi caratterizzano proprio il tuo segno, il tuo lavoro, no? Ah, sì, devo dire che probabilmente non era la prima versione, probabilmente era quella più diciamo, definita, però lavorando tanto con le geometrie è un po' un linguaggio che mi sono creato, e quindi ormai il mio approccio sulla carta è sempre molto geometrico, quindi insomma ormai sono abituato a lavorare in quel modo, quindi insomma certo. Chiaramente è molto probabile che quello non sia stato il mio primo segno sul foglio così tutto pulito, eccetera. Alla fine, un po' di pulire tutto quanto, è venuto fuori quel bozzetto.
che poi in realtà... ero andata in cerca proprio di un segno un po' sporchetto per vedere il pre del lavoro finale, che è grafico, pulito, è appunto anche nella scelta dei colori, perché tu fai questa scelta dei colori sempre molto... attira molto anche questa... Beh, sono... piace lavorare su pochi colori, cioè avere dei contrasti molto spiccati nella scelta, però mantenere sempre una palette ristretta. Un po' questo è dovuto anche a una delle mie prime passioni, che è la serigrafia, cosa che è un po' di tempo che non riesco più a fare, ma che probabilmente mi rimetterò a fare, speriamo già quest'anno, in cui ogni colore è un telaio che devi realizzare, e quindi insomma meno colori usi e meno poi telai devi realizzare. Insomma, è un po', all'inizio era una questione un po', forse un po' più di comodità, poi dopodiché è diventato un mio tratto distintivo, insomma, lavorare su pochi colori ma con un forte contrasto. E quindi tu lavori tipo, prima lavori quindi a matita, così fai dei bozzetti, delle idee, poi passi direttamente al digitale, praticamente adesso non facendo serigrafia, passi direttamente poi al computer, tavoletta grafica? Sì, o disegno su foglio, o che ancora forse rimane per me l'approccio più immediato, oppure per fare bozzetti più veloci per commissioni che magari sono più, richiedono magari più interventi, più modifiche, in quel caso lì magari lavoro sull'iPad, che mi permette correzioni più veloci anche su uno stesso bozzetto. Dopodiché, una volta che il bozzetto viene approvato, allora lì parto a lavorare in digitale. Allora, noi ti abbiamo fatto anche un'altra intervista con Culture, con questo progetto che poi fa anche Art Web Sound, dell'associazione La Strada, che è Velocity, che sono delle interviste sulla bici, e tu sei stato intervistato. Faccio un po' un cappello introduttivo per chi magari non segue, rifaccio lo share che ho appena smesso, ma per parlare di questo. È un murale invece in cui proprio si è messo là, pennello alla mano, con un'impalcatura che è qui, si vede da questa parte qua, e ti sei messo a dipingere questa parete enorme, diciamo, del quartiere Don Bosco, del quartiere periferico di Bolzano, e un po' anche chiedendo alle persone cosa ci vedevano nel quartiere, insomma facendo tutto un lavoro insieme ad Outbox, che è un collettivo di Bolzano che si occupa proprio di valorizzare quello che sono i murali, di farne di nuovi, di insomma, non voglio parlare solo io, però dimmi in realtà come l'hai fatto, com'è stato? Allora, hai introdotto appunto chi è stato il collettivo che ha promosso quest'opera, che è stato Outbox, che mi ha contattato e mi ha chiesto se ero disponibile, perché cercavano un artista locale. E io ho detto, certo. Ovviamente è stata una cosa abbastanza un po' distinto, perché non avevo mai fatto una parete del genere. Quindi prima ancora di pensare alla difficoltà che sarebbe potuta essere, ho detto sì, subito, sì, facciamo. Loro hanno pensato a me perché il progetto richiedeva comunque che l'opera fosse illustrasse lo spirito del quartiere, quindi fosse un po' figurativa e un po' in grado di cogliere alcuni aspetti del quartiere. E lì un po' il mio lavoro da illustratore è entrato in gioco, perché insomma parte del mio lavoro è cercare di raccogliere input e metterli insieme e creare un'immagine di un concetto, un'illustrazione. Quindi abbiamo prima hanno raccolto degli input dal quartiere, facendo una serie di domande,
un po' come il la cittadinanza vedeva il quartiere in cui vive. Mm-hmm. Poi io me l'hanno passati a me, io lì ho raccolto un po' di idee e ho fatto una proposta che poi abbiamo presentato al condominio. L'idea era piaciuta, tra due proposte che avevo fatto era piaciuta questa, e poi da lì siamo passati alla realizzazione. Mm-hmm. Molto bello questo video che sto facendo scorrere di delle persone che si fermano mentre lo fai, che è molto, molto carino, fa intendere, perché anche passando di là, se si guarda appunto, come ti dicevo sempre prima, in realtà passandoci, cioè, è sentito insomma dal quartiere, tanto che se ti fermi a guardarlo, cioè, sono il classico nonnino, nonnina che si ferma a dire: ah, questo qui l'ha fatto, ha fatto un artista, sì, così, che l'hanno visto proprio crescere, nascere, perché ci hai messo, quando ci hai messo? Una settimana. Ci hai messo 5 giorni, in due, con Matteo, Geona, che si vede anche in questo momento. Una mano. Sì, e io in realtà quindi partivo da questo per poi ricollegarmi all'intervista che ti avevamo già fatto, perché tu in quell'occasione avevi detto: disegnare per me è sì, un lavoro, perché hai detto che hai avuto questo approccio lavorativo di chi, contro tutti quelli che dicono di arte non si vive, di disegno, fare il disegno, invece tu proprio l'hai scelto così, come dicevi prima, ma poi è anche una cosa che comunque fai per te, quindi fai lavori anche più, hai detto nell'intervista, più artistici. Vorrei andare un po' più a fondo di questa cosa che hai detto, cioè fai anche dei disegni tuoi, dei progetti tuoi che proprio magari appunto non su commissione, che poi piano piano si sviluppano, crescono e escono fuori. Puoi fare sì, qualcosa? Beh, c'è tutta una parte, perché il discorso è sempre uno: non si smette mai di imparare. Mm-hmm. E quindi c'è una parte del lavoro che è la commissione, in cui arriva il cliente, ti chiede: ho bisogno di questo, e tu con professionalità devi saperlo realizzare. E non è che sempre puoi fare quello che vuoi, ci vuole, tra virgolette, un mestiere. Quindi insomma cerchi di raccogliere tutte le competenze che hai accumulato negli anni e cerchi di insomma accontentare le esigenze di una commissione, di un cliente. Quindi quello è un aspetto, però c'è poi un aspetto del perché sono capace di farlo, perché magari passo del tempo a fare cose per me stesso, in cui sperimento, in cui cerco di fare qualcosa senza avere dei paletti, quindi libero da schemi, insomma cerco di fare delle cose che poi vivono di vita propria, cioè nascono per il gusto di sperimentare, però poi magari alcune cose riescono a rientrare in lavori commissionati. Mm-hmm. Perché magari qualcosa funziona anche per una commissione, quindi sperimentando poi si arriva anche a portarlo a un lavoro diciamo commissionato. Ma in realtà l'illustratore fa anche lavori per essere venduti a privati, insomma, quindi c'è anche quell'aspetto. Mm-hmm. Insomma, un disegno che un privato vuole acquistare, e quindi c'è anche quella parte lì, non arriva alla commissione, ma è proprio il lavoro finito che viene venduto a chi lo vuole acquistare. Quindi quando parlo più artistico è semplicemente perché mi sento libero. Mm-hmm. E quindi non ho una scadenza, non ho qualcuno che mi dice: no, potresti cambiare quel colore, no, potresti togliere quell'elemento, magari mettere. No, faccio come ho in testa io e su un argomento che voglio rappresentare io. Quindi, insomma, per quello parlo di un aspetto un po' più artistico del mio lavoro. Mm-hmm. E per te. No, scusa. Dico, il lavoro dell'illustratore. Mm-hmm. Cammina sul filo del rasoio, diciamo, dell'arte, perché comunque a volte devi anche scendere a compromessi, a volte, insomma.
devi accontentare quindi insomma. Certo, sì, perché devi, alla fine è un prodotto quello che fai che comunica e quindi il committente che lo paga, certamente. Però a volte non nasce da ispirazione, a volte nasce da mestiere, cioè della serie. Lo so fare, cioè l'idea mi viene non tanto perché sono un genio creativo, ma perché magari con l'esperienza sei arrivato a ragionare in un certo modo. Quindi insomma, per quello magari in alcune volte è un po' più un mestiere d'artigiano. Anche l'illustratore. E per te aver fatto quindi alla fine poi aver fatto anche queste esperienze come ad esempio appunto il murale, che non è l'unico che hai fatto, quello ne hai fatto un altro anche per il bunker di Bolzano, più piccolo, però insomma sempre un murale delle dimensioni abbastanza grande. Cosa poi ti porta a essere stimolato anche a lavorare con gli altri? Quanto è importante lavorare con gli altri, confrontarsi, anche questa sfida, diciamo, del problem solving del cliente che vuole una cosa diversa dalle tue corde? Beh, è importantissimo confrontarsi con gli altri. Io comunque, quando faccio un lavoro, ho sempre, diciamo, un gruppetto di persone con il quale mi confronto nei vari passaggi, chiedo consigli, insomma, sempre ovviamente magari colleghi professionisti del quale ho fiducia, del quale insomma so che magari non dicono va bene tanto per dire, oppure va male tanto per dire, insomma è sempre una cosa ragionata, ma ritengo che il confronto sia molto importante, perché a volte magari ci leghiamo a un'idea pensando che magari sia giusta, ma magari non lo è. E quindi qualcuno che ti dice guarda che... allora lì magari ti spinge a non dico a impegnarsi di più, però a fare quel passetto in più per trovare qualcos'altro, no? Mm-hmm. Che magari se fai solo da solo quella cosa non ti viene in mente. Quel punto di vista diverso. Quindi ritengo che il confronto sia un passaggio fondamentale in qualsiasi lavoro, comunque, in qualsiasi lavoro, ma a maggior ragione in un lavoro creativo. Mm-hmm. Anche poi devi comunicare qualcosa, comunque, e quindi è importante anche vedere se quello che stai comunicando lo stai comunicando. Arriva, perché magari dici, magari a me arriva, però l'ho fatto io, quindi è ovvio, no? Poi magari uno ci fa l'occhio anche su quello che arriva e quello che non arriva, con l'esperienza, però è sempre utile. Certo. E a Bolzano come città, è una domanda un po' così, un po' provocatoria. Bolzano la ritieni una città in questo senso che... stimolante da questo punto di vista, o potrebbe essere più stimolante, o ti piacerebbe che avesse qualcosa in più? Te lo chiedo in quanto locale, perché possiamo fare questi ragionamenti qui. Ma intendi a livello di rapporti? Che tu hai detto che comunque tu ti confronti anche... Pronto oppure a livello lavorativo? No, a livelli di, secondo me, di confronto più. Perché probabilmente a livello lavorativo offre anche tante opportunità rispetto a altri luoghi, diciamo, però a livello di confronto con chi fa questo mestiere, perché magari, non saprei, tu comunque dici che ti confronti anche con colleghi, eccetera, però la scena bolzanina, insomma, di chi lo fa di professione è più ricca di grafici, magari di fotografi, penso. Dalla mia esperienza, poi insomma vorrei anche che mi smentissi in caso e quindi in quel senso di quella competitività che aiuta a crescere, che aiuta anche a, non saprei, è una domanda aperta. Allora, non sono l'unico che fa questo lavoro Bolzano. Ogni tanto ci si prova a creare una rete, chiaro, è difficile, non è sempre possibile, però io ritengo che, almeno delle esperienze che ho avuto, tante occasioni sono nate anche per incontri che io comunque ho condiviso anche
anche questo, diciamo, il muro che ho fatto via Parma, dentro Outbox c'è anche Matteo Picelli, con il quale ho condiviso lo studio per diversi anni, quindi insomma dagli incontri nascono poi anche collaborazioni. Ritengo che questa cosa ci sia a Bolzano, forse non è così evidente, forse potrebbe essere più portata avanti con maggior costanza, però, però insomma non è così grave la situazione. Invece, perché tu appunto ti sei avvicinato anche al murale, in realtà perché avevi questo studio condiviso, no? Com'è che è accaduto che avevi questo studio condiviso? Cioè, come ti sei trovato in uno studio condiviso? Mi sono trovato molto bene perché le persone con le quali ho condiviso mi trovavo bene, quindi insomma un'amicizia che prosegue tuttora. Chiaramente è difficile mettere insieme tante diverse teste in uno stesso spazio, che purtroppo quello che avevamo scelto non aveva abbastanza suddivisione, e quindi insomma ogni artista, per quanto mi riguarda, vive bene nel proprio disordine. Il disordine dei ci sta un po' meno bene, però non era, cioè forse quello lì è stato l'unica cosa che ci ha portato poi ognuno a prendere altre strade e non riuscire a condividere quello spazio più insieme. Però devo dire che in realtà quello che mi è rimasto è la condivisione di idee, la voglia, le chiacchiere che si sono fatte, tutta una serie di input che magari non ti arrivano proprio nel momento in cui ti stanno arrivando, ma ti arrivano dopo col tempo. Dici, vedi, comunque quel periodo lì mi ha fatto bene. È una cosa che ti porti a casa a posteriori. Sì, perché quando crei un rapporto con persone con le quali ti trovi bene, poi sicuramente qualcosa di buono fuori. E per qualcuno che appunto è molto bella questa cosa che tu ti sia affacciato all'illustrazione, perché ne hai visto una possibilità lavorativa, dicevo prima, quando anche molti magari dicono che con l'arte non si vive, con la cultura non si mangia, eccetera. Ma quindi tu cosa consiglieresti a un giovane illustratore che vuole intraprendere il tuo stesso percorso e iniziare questa professione? Un consiglio spassionato che daresti? Intanto non basta saper disegnare. Quello è la prima cosa che mi viene da dire, nel senso, non è solo quello. Chiaro, è la base, ma non è solo quello. Poi ci vuole costanza, ci vuole comunque un buon bagaglio di cultura, perché per poter creare dei ragionamenti, per poter sapere approcciarsi al foglio bianco, bisogna avere un bagaglio che ti permette di fare qualcosa di interessante, insomma. Quindi al di là del saper disegnare ci vuole anche un bagaglio culturale importante, e poi anche costanza nel provare, riprovare, andare anche oltre i no che ti vengono detti, che sono tanti. Quindi bisogna avere un po' fiducia nelle proprie capacità e anche capire un po' qual è la propria direzione. Quindi cioè, non tutti vanno bene per far tutto. Insomma, uno deve anche sapersi un attimo indirizzare, però non fermarsi ai primi no. Quindi poi anche un po' di non so come la vorrei chiamare, ma un po' di autocritica, cioè capire insomma se quello che stai facendo lo stai facendo con lo spirito giusto, oppure con
con spirito sbagliato, insomma, bisogna essere i primi critici di se stessi. Beh. Però, insomma, ce la si può fare. Beh, grazie mille. Niente, io direi che chiuderei l'intervista così perché mi piace molto questo consiglio spassionato, contiene tante cose anche di come affronti il tuo lavoro, quindi mi sembra esaustivo. Quindi ti ringrazio per l'intervista, per averci concesso il tuo tempo e speriamo di fare poi in presenza anche, di vederci in presenza. Grazie a voi per questa intervista e insomma, disposizioni permettendo volentieri quando bene. Ci sarà. Bene, allora a presto. Però. Ciao, grazie.